Ed eccoci, la sventola la bandiera americana perché questa è la sera della Fed, della Federal Reserve, l'abbiamo annunciato durante la nostra diretta mattutina, occhi puntati naturalmente sull'America, in particolar modo sull'uomo del momento, Jay Powell, che ci dovrà far capire, ecco, che direzione prenderà nell'Istituto Centrale Americano rispetto al grande tema, della politica monetaria, perché da un lato c'è naturalmente la lotta all'inflazione che le banche centrali devono cercare di proseguire per ritrovare quel famoso target del 2%, indicato tra l'altro anche oggi da Christine Lagarde, ma dall'altra c'è invece una situazione economica finanziaria che è molto più complessa di qualche settimana fa, complicata naturalmente da tutto quello che è accaduto sul fronte bancario, il crack di SVB Bank, la crisi anche del settore bancario che ha travolto l'Europa con il caso Credit Suisse. E quindi insomma c'è una stabilità finanziaria da perseguire da un lato e la lotta all'inflazione da continuare, ecco, dall'altro. E quindi vedremo insomma quali saranno le mosse, le decisioni di Jay Powell e soprattutto cercheremo di ascoltare le sue parole, di capire le intenzioni non solo per questa riunione di marzo ma anche una prospettiva per il futuro. Nel frattempo dobbiamo fare un rapido giro dei mercati, ecco, delle piazze europee per vedere come hanno reagito in questa giornata dopo 2 giorni di rally. Diciamo che c'è stato un rallentamento, una chiusura mista per le piazze europee a partire dal nostro indice di riferimento, il nostro FTSE MIB in calo dello 0,12%, siamo in area 26.523. E poi andiamo avanti con il DAX, quindi borsa di Francoforte, invece in attivo qui dello 0,14%. Chi ha performato meglio è stato il CAC 40, la borsa di Parigi 0,26%, anzi no, ha fatto ancora meglio il FTSE 100, cioè la borsa di Londra che ha chiuso con un più 0,41%. Naturalmente dobbiamo dare un occhio anche a cosa sta accadendo a Wall Street, anche qui diciamo che non ci sono dei numeri sconvolgenti. L'S&P 500 in questo momento perde lo 0,13%, meno 0,27% per quanto riguarda il Dow Jones. Insomma, borse attendiste rispetto naturalmente alla Fed all'inizio della conferenza stampa e soprattutto rispetto alle parole, lo abbiamo detto, di Jay Powell. Cercheremo, ecco, di condurvi verso il clou di questo appuntamento in compagnia del nostro primo analista, ovvero Paolo Nardovino, che saluto, cui do il benvenuto. Ciao Paolo. Ciao Valentina, un caro saluto ai telespettatori di Le Fonti. Ecco Paolo, c'è un grande punto di domanda rispetto a quanto deciderà la Fed in questa occasione, perché lo abbiamo detto, non è una situazione normale, è una situazione che si è complicata nelle ultime settimane proprio per tutto quello che è successo nel settore bancario. Ci sono, ecco, degli analisti, ad esempio Goldman Sachs, che dicono addirittura la Fed non interverrà per nulla, ci sarà una pausa in questo mese di marzo, altri invece, la maggior parte, dobbiamo sottolinearlo, propendono per un aumento di 25 punti base, che è quello un po' che si aspetta il mercato. Ecco, tu da che parte stai? Io mi allineo con l'aumento di 0,25, anche perché penso che se dovesse lasciare i tassi invariati, la reazione del mercato potrebbe essere più violenta, perché è un sintomo di un problema più grande di quello che hanno annunciato. Quindi potrebbe, paradossalmente, un mantenimento dei tassi attuali potrebbe essere visto dal mercato in modo più negativo che un aumento dello 0,25, che oggi è quello più accreditato, anche se nelle ultime riunioni che ha fatto la Fed, negli ultimi interventi di Powell, aveva annunciato un rialzo di uno 0,50. Poi sono intervenute tutte queste situazioni nuove con i fallimenti di SVB e di Signature Bank, che probabilmente faranno avere al presidente della Federal Reserve un atteggiamento di maggiore cautela nella politica restrittiva. Probabilmente anche nel discorso sarà un po' più accomodante di Ecco. quanto potevamo
attenderci soltanto qualche settimana fa. Infatti Paolo, io volevo arrivare proprio qua alle dichiarazioni poi di Powell, perché certamente ci sono dei dati di fatto, ma poi ci sono anche le parole rispetto alle quali i mercati reagiscono in positivo o in negativo. Diciamo che, ecco, quali sarebbero secondo te le parole adatte da utilizzare per tranquillizzare i mercati e dire ok, abbiamo passato un'altra bella ondata di tempesta, però ce l'abbiamo fatta anche stavolta, proseguiamo con ottimismo, con positività. Allora, questa volta è molto complicato e anche molto difficile da parte del Presidente avere sia un discorso sia un comportamento lineare. Nelle scorse settimane noi abbiamo avuto da parte della Federal Reserve un comportamento che non era stato preannunciato, perché è stato aumentato nuovamente il bilancio della Federal Reserve di una quantità ingente, perché hanno immesso nel sistema 300 miliardi di dollari nella prima metà del mese di marzo. Per far capire di che entità è questa emissione, in pratica è stato dimezzato tutto il quantitative tightening che era stato iniziato ad aprile 2022. In un anno avevano tolto 626 miliardi, ne hanno immessi in 10 giorni, in meno di 15 giorni, poco più di una settimana, 300 miliardi di dollari. Questo è stato un intervento di emergenza, non è stato annunciato al mercato, oggi probabilmente ne parlerà anche di questo, quindi il quantitative tightening è sospeso, anzi possiamo parlare di un nuovo mascherato quantitative easing, però finalizzato alla stabilizzazione del settore bancario dopo le crisi che abbiamo visto la settimana scorsa. Questo già è un elemento di novità al quale il presidente Powell sicuramente dovrà rispondere durante la conferenza. Poi, con la crisi che è sopravvenuta, molto probabilmente alcuni componenti del board stanno procedendo per una stabilizzazione dei tassi ai livelli attuali. Oggi, se alza dello 0,25, arriviamo nella forchetta 4,75-5%. Che era, diciamo, alla fine dell'anno scorso, era il target che molti analisti avevano fissato. Poi ci sono stati gli aumenti continui dell'inflazione, perché il problema principale è che l'inflazione ancora non è domata. E oggi abbiamo visto, ad esempio, in Inghilterra è uscito un dato ancora in risalita, sia il CPI che il PPI, entrambi mostrano ancora dei frazionali al rialzo. L'Inghilterra non è un'economia, diciamo, principale, però è un sintomo che potrebbe essere, diciamo, avviato anche su altri mercati, sia in Europa e soprattutto in America. Quindi il problema dell'inflazione è un problema che persiste. E su questo problema la Federal Reserve non può mostrarsi debole. Questo è il motivo per il quale io mi aspetto comunque un Chiaro. aumento del tasso, magari di uno 0,25, probabilmente annuncerà un periodo di pausa, di osservazione, quindi non farà annunci di ulteriori aumenti, si lascerà la porta aperta a ulteriori aumenti senza annunciarli, mentre nelle precedenti conferenze aveva sempre annunciato per i prossimi successivi appuntamenti dei nuovi rialzi. Probabilmente farà questo, farà un rialzo dello 0,25 e poi dirà, valuteremo i dati dell'inflazione dei prossimi mesi e se è necessario faremo ulteriori rialzi, però non li annuncerà, non annuncerà le. Chiarissimo. Questo è quello che mi aspetto ed è quello anche che secondo me si aspetta la maggior parte degli analisti e anche il mercato, perché oramai il mercato è risalito molto, gran parte della risalita è dovuta all'immissione nel sistema dei 300 miliardi immessi all'inizio del mese di marzo, che sono andati prevalentemente sugli asset a maggior rischio, quindi sia sul tech,
Abbiamo visto aumento anche di alcune materie prime. Il petrolio oggi ha superato nuovamente il WTI, la quota dei 70 dollari al barile. E anche nel mondo cripto abbiamo visto gli apprezzamenti del Bitcoin, che oggi ha fatto un nuovo massimo di periodo. Quindi alcuni asset di rischio hanno beneficiato di questo nuovo allentamento fatto dalla Fed. Chiarissimo, ecco, diciamo le banche centrali in questo senso sono un po' come mamma e papà, li possiamo definire così, che quando c'è qualche rischio, qualche gabbola all'orizzonte, dicono, beh, insomma, cerchiamo di stare tranquilli, interveniamo noi e ci mettiamo una pezza, naturalmente, ecco, anche con l'immissione di nuova liquidità come è successo in questi giorni. A proposito, invece, ecco, del nemico numero uno, che resta l'inflazione, si è espressa nuovamente Christine Lagarde. Christine Lagarde, che lo ricordiamo, settimana scorsa ha preso una decisione, anzi ha confermato una decisione già espressa, cioè quello del rialzo di 50 punti base. La Lagarde, ecco, tra inflazione e stabilità finanziaria, diciamo che non ha dubbi, ecco, la lotta all'inflazione deve continuare in maniera convinta e tra l'altro l'ha ribadito anche oggi in conferenza a Francoforte. Io ti leggo appunto le sue parole: conseguiremo la stabilità dei prezzi e non transigiamo sull'impegno a riportare l'inflazione al 2% nel medio termine. A tal fine seguiremo una strategia solida che si fonda su dati e ci vede pronti ad agire senza compromessi riguardo al nostro obiettivo primario. Ecco, parole molto chiare, molto decise, molto nette, che tra l'altro sono state commentate anche da Visco, che invece invita alla prudenza, così come da Panetta, che ha detto no, insomma, cerchiamo di vedere meeting by meeting quello che bisogna fare. Invece la Lagarde è andata dritta per dritta. Ecco, te lo saresti aspettato un atteggiamento così risoluto? Sì, perché la Lagarde è comunque influenzata dai componenti del board della BCE, che sono dei paesi del nord, che comunque già hanno tollerato per un lungo periodo di tempo tassi molto bassi e anche un ritardo oggettivo nel rialzo dei tassi. Purtroppo noi stiamo scontando degli errori continui da parte delle principali banche centrali, perché hanno prolungato il periodo di quantitative easing più del necessario, hanno ritardato ad ammettere la persistenza dell'inflazione, del problema dell'inflazione, perché ci ricordiamo tutti che la definivano transitoria quando tutti gli analisti mostravano preoccupazione sul fronte dell'inflazione. E poi c'è da dire anche un'altra cosa, a mio avviso importante: le colpe della Fed non finiscono qui, perché la Fed ha anche il dovere di controllare diciamo, la bontà dei bilanci delle banche. E quando si è presentato questo problema, questo è anche frutto di un mancato controllo da parte della Fed. Quindi gli errori che si stanno accumulando sotto la presidenza Powell sono molteplici. E qua ogni volta ci troviamo a dover. Io sono molto critico su questa presidenza, perché ogni volta ci troviamo a dover mettere una pezza ad errori che ha fatto la Fed. Quindi questa volta il problema non è uno, non si trova ad affrontare un solo problema, ma qui siamo alla scelta tra la stabilità del sistema finanziario e la stabilità dei prezzi. L'azione della Fed si trova a dover fronteggiare due grossi problemi. Probabilmente, diciamo, inizialmente ci sarà la propensione a risolvere la stabilità finanziaria, però trascurare l'inflazione porterà un problema ancora più grande da dover affrontare in futuro. E probabilmente avremo entrambi i problemi ingigantiti in un futuro, magari non immediato, ma nel corso dei prossimi mesi. Quindi gli errori che ha fatto la Fed purtroppo avranno ancora conseguenze di medio e lungo periodo, perché i problemi non sono risolti, sono soltanto rimandati. E anche questo nuovo quantitative easing fatto in maniera così potente, perché 300 miliardi di dollari è una quantità enorme, cioè, per capirci, è un sesto di quello che era il bilancio della Fed prima della pandemia. Per
perché eravamo Chiaro, sui 2.000 chiaro. miliardi, 300 miliardi è un sesto di quei 2.000, un quinto, un sesto di quei, quindi sono quantità enormi che vengono immesse in pochissimo tempo, perché lo ha fatto in 15 giorni. Questa cosa io non so fino a che punto potrà essere protratta, anche come atteggiamento, cioè il dover sempre ricorrere a nuovi strumenti sempre più potenti per stabilizzare il sistema. Questo è un sistema che si sta dirigendo verso l'insolvenza, quindi siamo in una situazione molto preoccupante per un medio-lungo periodo. Nel breve periodo hanno risolto, hanno tamponato, i mercati Chiaro. hanno festeggiato, probabilmente continueranno a festeggiare perché l'atteggiamento dovish probabile futuro che avrà la Fed porterà ancora nuovi rialzi e avremo un nuovo trimestre che è iniziato a fine marzo, inizia il nuovo trimestre che sarà positivo, più positivo del primo trimestre. Ecco Paolo, forse ci si illudeva un po', che si potesse passare da 15 anni praticamente di una situazione a tasse zero invece ad un altro contesto dove i tassi salgono e anche rapidamente. Possiamo dire che forse ecco, tutti i nodi del sistema finanziario stanno venendo un po' così a galla? Sì, stanno venendo al pettine i nodi. Il problema è quello che dici tu, perché non è tanto il livello dei tassi, ma è la velocità con cui sta salendo il tasso dà dei problemi e soprattutto la mancata vigilanza sui comportamenti di piccole banche. Tra l'altro, la responsabilità che ha la Fed, che è grande del mancato controllo. Però la responsabilità è anche politica, perché ricordiamo che nel maggio 2018 fu eliminata da Trump la legge Dodd-Frank, che era quella che poneva dei vincoli importanti alle banche di media capitalizzazione, media e piccola capitalizzazione. E quindi ci sono stati errori successivi, a iniziare dal 2018, hanno dato origine alla situazione che noi adesso stiamo vivendo. E purtroppo, ripeto, adesso ci troviamo ad affrontare due problemi gravi, non risolti. Probabilmente l'inflazione persisterà per un periodo prolungato, sarà un po' tralasciata perché c'è il problema più grande della stabilizzazione della condizione del sistema bancario. Una volta risolto questo problema, che comunque richiede qualche settimana se non mesi per risolverlo, poi si affronterà l'inflazione probabilmente da livelli più alti degli attuali. Chiaro. Ecco, Paolo, ti voglio riportare un'ulteriore riflessione che noi abbiamo fatto in questi giorni durante le nostre dirette e riguarda appunto questi cigni neri, perché l'espressione cigno nero è ritornata, ecco, di attualità proprio in occasione di tutto quello che è accaduto al sistema bancario. E ecco, questi cigni neri, cioè questi eventi imprevedibili, imprevisti, negativi che si abbattono poi sui mercati, che creano, ecco, questi scossoni. Mi sembra proprio che si stiano moltiplicando negli ultimi anni. È vero che l'economia, diciamo, è fatta di cicli, che ci sono momenti di espansione, dei momenti di contrazione, ma adesso, ecco, ogni anno abbiamo un cigno nero che si profila all'orizzonte, prima la pandemia e poi la crisi energetica e internazionale, adesso appunto il sistema delle banche. Ecco, questo ci dà delle indicazioni sul presente e soprattutto sul futuro, cioè la famosa parola che abbiamo utilizzato tante volte, per crisi, cioè questa crisi permanente, è lo scenario che ci dobbiamo aspettare per i prossimi anni? Il problema è che è vero che si sono presentati tanti cigni neri, Sì. però non si è consentito al mercato di sfogare, di assimilarlo questo cigno nero. Quindi ogni volta che si presenta il cigno nero c'è la Fed che interviene col bazooka e se vediamo i grafici del mercato azionario hanno avuto sì, l'anno scorso c'è stato un anno di correzione, però guardandolo nel lungo periodo non abbiamo avuto le correzioni che c'erano in passato. In passato non c'era questo interventismo continuo della Fed ad ogni minimo problema. Anche adesso a marzo la Fed è intervenuta, ma se guardiamo i grafici dello Standard & Poor's hanno corretto una correzione normale, avranno fatto un 10% di correzione dai massimi di inizio febbraio.
Quindi non c'è diciamo, il cigno nero non porta la conseguenza sul mercato come la portava in passato. Quindi è vero, e questa cosa naturalmente si ripeterà, perché se la Fed continua a intervenire, il continuo intervento della Fed continuerà ad alimentare anche il moral hazard delle banche. Perché il problema fondamentale è che si è avuto un problema sulla valutazione degli asset obbligazionari, soprattutto sui titoli di Stato americani, ma la valutazione dei titoli di Stato non è che ci vogliono degli scienziati per capire che se il tasso di interesse continua si svalutano i titoli di Stato. Quindi chi ha fatto questi investimenti doveva tener conto del fatto che probabilmente ci sarebbe stato un continuo aumento dei titoli di Stato. Quindi c'era anche la possibilità di autocorreggerli e non si è voluto fare, ma si continua a non fare perché c'è comunque sempre la sensazione che c'è il salvatore di ultima istanza che arriva e risolve il problema. Finché è così, non si risolverà il problema. Continueremo ad avere delle microcrisi continue che non faranno altro che aumentare la sensazione di volatilità sul mercato, che poi alla fine è soltanto una sensazione, perché anche il VIX, se vediamo l'indicatore di volatilità sull'indice Standard & Poor's, durante tutto il 2022 e anche in questa crisi, non è andato molto al di sopra dei 30 punti, che è comunque una soglia di attenzione, ma non ha fatto quei picchi di volatilità che abbiamo avuto a marzo 2020 oppure nelle crisi passate, come erano nel 2008, 2009-2008. Chiaro, interessante con questa prospettiva. Io diciamo la metto giù un po' in termini psicologici, non c'è il tempo dell'elaborazione, ecco, che appunto intervengono subito le banche centrali per appunto mettere una pezza e cercare di tamponare una situazione che magari sì, si potrebbe ingigantire, ma tu dici se la tamponiamo continuamente poi non risolviamo il problema alla base. E a proposito, ecco, l'ultima domanda che ti faccio prima di salutarci, Paolo, a proposito dell'ultima crisi, quella appunto relativa al settore bancario, secondo te a questo punto possiamo tirare un sospiro di sollievo oppure l'effetto, il famoso effetto contagio che tutti temono è ancora lì che ci attende? Allora, il respiro di sollievo lo possiamo tirare perché sono intervenute immediatamente le banche centrali e poi abbiamo delle situazioni oggettivamente diverse. Ad esempio, alcune banche europee hanno dei requisiti patrimoniali molto più solidi. Io penso che in Europa, al netto di cose che non sappiamo su banche sistemiche, ma non dovremmo avere il problema che c'è stato in Svizzera con Credit Suisse. Però quando si presentano questi problemi, la soluzione non è a breve periodo, perché possono ripresentarsi delle conseguenze, magari anche su banche sane, ma che hanno obbligazioni legate alle banche che sono coinvolte. Quindi possiamo avere anche nei prossimi mesi delle conseguenze che adesso sono soltanto rimandate. Il problema è che l'atteggiamento della Banca Centrale non è altro che scalciare, kick the can, scacciare la lattina in avanti, senza raccoglierla. Qui ormai sono anni che la lattina non si raccoglie e questa lattina si ingigantisce sempre di più col passare del tempo. Infatti vediamo che le masse coinvolte, masse di dollari coinvolte ogni volta nella crisi sono sempre maggiori rispetto agli anni precedenti. Questa è una situazione che permane e che purtroppo io non vedo in via di soluzione. Eh sì, e vedremo un po', insomma, speriamo. Speriamo di no, perché ci tocca, ecco, un periodo, insomma, di ulteriore difficoltà dopo quello che abbiamo attraversato, che non è stato affatto semplice. Paolo, io ti ringrazio naturalmente per averci fatto compagnia in questa preview, ecco, della Fed. Poi naturalmente seguirà la lettura del comunicato, la conferenza stampa di Jay Powell. Grazie soprattutto per le tue analisi, per le tue considerazioni sempre puntuali. Ti aspetto nuovamente ancora sulle fonti per continuare a parlare della situazione, perché di notizie e di dati da analizzare ce ne sono davvero parecchi in questo momento. Grazie ancora.
Grazie Valentina, un caro saluto a tutti gli telespettatori della Fonte. Grazie, grazie ancora a te. Ringraziamo il nostro Paolo Nardovino. Adesso, prima di andare in pausa pubblicitaria e di collegarci direttamente con gli Stati Uniti, con New York, dove c'è il nostro Jean Ergas, facciamo ancora un rapido giro dei mercati per vedere appunto come Wall Street si prepara al meeting della Fed e possiamo fare un copia e incolla rispetto a quello che abbiamo detto per l'Europa. C'è una seduta sostanzialmente attendista anche negli States. Vediamo praticamente lo Standard & Poor's che si muove sul livello della parità, il Dow Jones che perde in questo momento lo 0,21%, mentre leggermente meglio è con l'indice positivo il Nasdaq che in questo momento guadagna lo 0,35%. Appunto, ho parlato di Europa, ricordiamo anche quello che è successo nella giornata di oggi con il FTSE MIB che ha chiuso in rosso, ma di poco, non si parla di percentuali gigantesche. Meno 0,12% in area 26.523, una chiusura mista perché c'è invece in positivo il DAX di Francoforte più 0,14%, così come il CAC 40, la borsa di Parigi che ha chiuso con più 0,26%, e migliore di tutti è stato il FTSE 100, la borsa di Londra più 0,41%. Questo per ricapitolare un po' tutta la giornata, ecco, sulle principali piazze finanziarie. Adesso, come detto, ci prendiamo una brevissima pausa, andiamo in pubblicità, poi torniamo con il nostro Jean Ergas perché è partito il countdown, il conto alla rovescia. Sapremo tra pochissimo la decisione della Fed. Lo ricordo, ci sono due schieramenti. Alcuni dicono che non si muoveranno i tassi in questa seduta, altri invece preannunciano, diciamo, la maggior parte degli analisti concordano nel dire che Powell alzerà di altri 25 punti base. Per dare anche un segnale ai mercati, cercheremo di capire, ecco, come andrà. Naturalmente, poi la lettura del comunicato che ci darà le prime indicazioni, ma soprattutto le indicazioni più importanti le avremo dalle parole di Jay Powell, tradotte in diretta dal nostro Jean Ergas. Quindi mi raccomando, restate con noi.